Avete pullato Eizu e non sapete bene come buildarlo? Questo è il video che fa per voi. Eizu, personaggio 4 stelle, Anemo, con Catalyst User, ma che di fatto concretizza i suoi attacchi con calci e pugni. Ed è per questo che è così in voga, così di moda tra un po' tutta la community, perché è il primo personaggio che ha i pugni nelle mani. Personaggio estremamente interessante per i free to play, dati i suoi ingenti danni e tutto sommato la sua capacità e la sua semplicità concettuale di costruzione. Ma andiamo a vedere subito quali sono i suoi talenti, per passare alle costellazioni, gli artefatti, le armi, le team comp e poi un breve showcase dei danni nell'abisso 12. Eizu. Talenti base di attacco. Niente di strano se non fosse che i suoi attacchi sono tutti infusi dell'elemento Anemo, quindi gli attacchi normali che andremo a fare sono Anemo Damage, sia Charge, sia normali, sia Plunge Attack. I suoi modificatori non sono esagerati, anzi, questo perché sennò avrebbero squilibrato un personaggio che vi assicuro di Elemental Skill fa veramente One Punch Man, fa veramente i buchi nei pianeti. Andiamo a vedere appunto allora qual è la sua Elemental Skill, l'abilità, la sua E, l'abilità attorno al quale ruota tutto il personaggio e tutta la costruzione del personaggio, ma soprattutto della rotation e del team. La sua E ha due utilizzi, tap o tenuta premuta. Tappiamo una volta, tira un pugno che si chiama l'Heart Stopper Strike, quindi il colpo stop a cuore che infligge Anemo Damage. Se teniamo premuto, lui accumula delle cariche, che sono Declension Effect, può arrivare fino a un massimo di 4 cariche. Quando lui ha tutte le cariche, quindi più cariche lui ha, più danno andrà a fare, applicando appunto l'effetto della conviction. Quando ha 4 cariche farà più danno e l'area dell'Anemo Damage, l'area AOE, sarà maggiore. Noi abbiamo interesse a cercare di fare sempre i danni della sua elemental skill con più cariche possibili, per l'appunto 4. Andiamo a vedere, gli skill attribute sono enormi. A livello 8 purtroppo non sono riuscito a portarla più su di così. 3,64, 91% per stack, la durata della declension, quindi di ogni stack, è di 60 secondi, ma soprattutto ha una CD di 10 secondi, quindi possiamo utilizzarla abbastanza spesso o comunque abbastanza frequentemente da poter utilizzare altri attacchi, fare altre cose, specialmente swirl, per poi tornare sul nostro corpo principe del personaggio. Le sue due abilità passive ruotano, come vi dicevo, attorno a questa elemental skill. La prima ci dice che quando lui attiva uno swirl in campo guadagna una stack, può cadere ogni 0.1 secondi. Ci fa capire già che lui è un personaggio main DPS che deve stare in campo, che però deve applicare degli swirl. E come facciamo ad applicare degli swirl? Dobbiamo costruire un team attorno che applichi elemento continuamente. Pensate a un National, pensate a un Teaser. Benissimo, gli permette di fare delle swirl che gli ricaricano automaticamente la sua elemental skill, senza dover stare ogni volta a tappare, aspettare e essendo alla mercé degli attacchi nemici. Boom, 4, boom, 4 e si va ogni 10 secondi. Seconda, invece, ci dice che dopo che lui ha colpito un nemico con la sua elemental skill, i membri del party, non lui, ma tutti i membri del party, ottengono 80 di elemental master in più. Mi rifaccio al discorso di prima, vogliamo farli swir, vogliamo gli elementi in campo, personaggi che applicano degli elementi come un National, dove abbiamo magari la burst di Shaling, le spade di Xinchu, abbiamo, non lo so, in un Teaser abbiamo la burst di Beidou, abbiamo il Oats di Fischl e così via. I danni verranno aumentati da queste reazioni perché avranno 80 elemental master in più anche se sono fuori dal campo. Lui non le prende, ma ci va bene così, soprattutto per quei team che sono giostrati e amministrati in questa maniera. Andiamola a vedere subito, quindi andiamo a prendere i nostri 3 samurai sacrificali, se non sono tipo super lontano, non ci sono. Ok, molto bene. Andiamo a prendere altri sacrificali, come vedete. Gli attacchi normali fanno danno a Anemo, sono bellissimi da vedere, e il caricato un somersault è una roba fantastica. Andiamo a fare il nostro colpo di E, tappiamo una volta, un colpo solo. Prossimo andremo a tenere premuto e tenendo premuto vedrete che si caricheranno le stack in alto a sinistra del personaggio, perché adesso non appaiono, quindi 1, 2, 3 e 4 e farete One Punch Man e sono 43.000 danni. Ovviamente io lo sto giocando in un team dove ci sono reazioni, se facessi le reazioni in questo momento esploderebbe il pianeta, quindi sto tenendo giusto per spiegarvi le abilità. Secondo talento invece attivo, quindi la sua elemental burst, si chiama Windmaster Kick ed è di fatto un calcio che accumula una zona di vuoto infliggendo danno a Anemo, in cui all'interno vengono leggermente pullati verso il centro, ma pochissimo, i nemici. Vedremo poi la sua seconda costellazione che aumenta leggermente questo effetto e infligge danno a Anemo AOE ad area. In più, sapete che normalmente con i vari Anemo Dealer, Damage Dealer o Anemo Characters normalmente abbiamo l'Absorption, dove
viene fatto più danno in base all'elemento che si fonde con l'anemone alla loro burst. In questo caso abbiamo un effetto simile che si chiama Windmaster Iris, ma un po' più debole, ovvero se c'è un personaggio o un nemico all'interno del vacuum della sua burst che ha un effetto idro, piro, crio, elettro addosso, ci sarà un'esplosione successiva di quell'elemento. Andiamo, allora, prima di farvelo vedere vi dico anche solo un'altra cosa, non nell'ordine dell'abilità, questa è l'ultima abilità che andiamo a considerare, un po' perché i suoi danni non sono veramente, non ne vale veramente la pena, un po' perché comunque è un'abilità che viene utilizzata in funzione della sua elemental skill. Vedremo poi dopo il perché. Ha una CD di 12 secondi inutile, veramente poco, con un energy cost veramente bassa. Quindi l'energy recharge, per una volta dopo ormai tanto tempo, magari non è una delle main stats che andremo a cercare. Prendiamo un personaggio, vediamo qualcuno che sia affetto da cose, tipo mettiamo il piro, prendiamo Eizo, facciamo una burst, prima esplosione, seconda esplosione. Non gli ho fatto assolutamente niente, ma avete visto che c'è stato il primo danno a Nemo e il secondo danno ha fatto così di piro perché il nemico era affetto da piro. Andiamo a vedere le costellazioni adesso del nostro Eizo, perché essendo un personaggio 4 stelle, chiaramente lui per mettersi in sesto, anche se C0 è comunque un buon personaggio secondo me, andando a montare delle costellazioni, soprattutto per arrivando a C6, si va a creare un po' quello che è il pacchetto esclusivo di un personaggio che veramente può dare soddisfazioni come main DPS per moltissimi free to play. Costellazione numero 1. Dopo 5 secondi, per 5 secondi quando lui entra in campo, i suoi attacchi normali, la velocità dei suoi attacchi normali è incrementata del 15%. Inoltre guadagna anche uno stack per la sua elemental skill. Poi effetto può essere ripetuto una volta ogni 10 secondi. La sua seconda in costellazione invece, il pull effect, quindi l'effetto di raggruppamento, questa costellazione per me è un po' strana, spero di averla capita bene, si incanta e la sua durata è di un secondo in più, quindi tecnicamente dovrebbe raggruppare un pelo di più per un secondo in più, ma non sono sicuro. La sua C4 invece, l'esplosione di Windmaster, o di Monster, genera 9 elemental energy per Eizo, quindi di fatto non ha bisogno di energy recharge perché si autoricarica in un modo o nell'altro, soprattutto perché la sua E comunque gli dà delle particelle decenti, lo giochiamo con roba che fa particelle. Inoltre l'esplosione successiva gli può generare un addizionale 1.5 di energy, lui può arrivare a un massimo di 13.5 di energia accumulata in questa maniera. C6, quella davvero interessante. Ogni stack incrementa il critical rate della sua elemental skill del 4%, 4 volte. In più, quando lui possiede la conviction, quindi quando è al massimo, il colpo ha un critical damage incrementato del 32%. C6, vi dico la verità, è da... Se vi piace Eizo e volete giocarlo veramente attivamente nei vostri party, e volete davvero vederli fare i numeri, C6, mandatorio, obbligatorio. Andiamo ora a vedere gli artefatti prima delle armi, perché con gli artefatti poi andiamo a giustificare più o meno quello che andremo a metterli addosso. Artefatti, io all'epoca nelle live di Twitch, iscrivetevi a Twitch se non l'avete ancora fatto, vi dicevo 2 Gladiator, 2 Viridescent. Sì, è un'opzione, ma non è l'opzione migliore. Per la questione, per l'appunto, dello swirl damage. Lui fa tanto swirl e quindi i 4 pezzi del Viridescent sono ottimi per questo aspetto. Perché? Perché avremo 2 pezzi, l'anemo damage incrementato del 15%, 4 pezzi, incrementa il danno dello swir e noi li facciamo perché lo giochiamo in team dove ci sono altre reazioni elementari off field mentre lui è in campo, e in più diminuisce la resistenza elementare all'elemento infuso col suo swir del 40%. In un taser team è enorme, ma anche in un national è molto forte. Ragioniamo da questo punto di vista. Potete giocarlo 2 Viridescent, 2 Gladiator se volete andare dritti e dire vabbè, lo uso DPS un po' free for fun in team che non c'entrano molto con le varie elemental reaction, lo potete tranquillamente fare. Quali sono le stats che andiamo a fare? Abbiamo 2 opzioni. Un'opzione incentrata tutta sull'elemental mastery, ma a quel punto poi lo giochiamo principalmente in un taser team, e una incentrata invece sulla classica, no, attacco percentuale, anemo damage, crit rate, crit damage. La mia è un po' un ibridino perché ho quello che avevo. Quindi se andiamo a vedere, ho sulla sand attacco percentuale, substat ovviamente ragazzi cerchiamo attacco per elemental mastery primo aspetto, attacco percentuale, crit rate, crit damage. La coppa anemo damage, che mi è uscita anche bellina, ma anche se purtroppo non ho elemental mastery. L'elmo, crit rate o crit damage. Io l'ho fatto elemental mastery. Potete fare elemental mastery l'elmo e la sand se vedete che dovete aggiustare un pochettino di caratteristico, o se non avete proprio il cappello come nel mio caso preciso.
questa 187 di Elemental Mastery con 28% di critical damage mi sembrava comunque un pezzo decente. Quindi o fate MMM e lo giocate in un team dove volete soltanto fargli fare sui reazioni elementari, oppure lo giocate attacco percentuale, animo damage, crit rate, crit damage con una punta, potete sostituire qualcosa con Elemental Mastery se non avete il pezzo. Potete giocarlo anche con un Full Noblesse, ma onestamente non mi fa impazzire, non mi fa troppo impazzire l'idea. Carino il fatto che lo possiate anche solo pensare a giocare soltanto di burst, chiaramente voi entrate, tirate la burst e uscite, mi fa, per quello che è la sua burst, secondo me è uno spreco, però questo è un discorso che si fa a parte. Altre alternative, ci sarebbe la storia della Thundering Fury. La Thundering Fury viene utilizzata in team specifici perché potrebbe avere senso per la questione appunto del bonus dell'incremento al danno causato dall'elettrocharge, overload e superconduct, e triggerare questo effetto inoltre decrementa l'elemental skill CD di un secondo. Potrebbe essere simpatico su quei, su quei team che sono appunto teaser e che vi permettono di fare appunto più danni sull'elettrocharge e vi diminuiscono la CD dell'elemental skill facendola più spesso. Secondo me è una di quelle build super close tunnel vision che, se dovete avere i pezzi perfetti, potete veramente avere un account con il quale potete permettervi anche di fare degli esperimenti così. La trovo molto, cioè, Barbara Lava Walker, levati. Signori, io vi ricordo che per le armi i miei sono soltanto consigli. Se pensate che le armi che vi consiglio, che vi faccio vedere, non siano eccellenti e non siano all'altezza del vostro personaggio, equipaggiate la ciabatta del destino e giocate come vi pare. Non sono io che vi devo insegnare a come giocare, ma siete voi che dovete prendere spunto da quello che vi dico e fare come vi pare. I miei sono solo consigli. Detto questo, andiamo sulle armi. Per quanto riguarda le armi, ironicamente abbiamo delle opzioni. Abbiamo un botto di opzioni free to play che sono molto 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 valide, secondo me. Partiamo dal presupposto che 5 stelle abbiamo la Skyward Atlas, è estremamente forte per lui perché, ad esempio, se abbiamo messo un set full Elemental Mastery, per dirvi, è una delle best choice. Attacco percentuale che non fa schifo su di lui, in più gli incrementa il damage, l'elemental damage bonus del 12%, sono tutti damage bonus, elemental bonus i suoi. Inoltre ha 50% di avere questo favore delle nuvole, che attivamente cerca i nemici e li attacca per 15 secondi, infliggendo il 160% del danno. E oltretutto non è male, sta roba è veramente forte, l'Atlas in questo caso, una volta ogni 30 secondi. Abbiamo altre alternative? Abbiamo ad esempio lo sprayer, col critical rate, anche questo, movement speed del 10%, ci dà per ogni... aggiungiamo 4 stack per ogni tot che lui sta in campo e guadagna l'8% per ogni stack. Questo è quello che sto giocando io in questo momento. Molto forte anche questa, specialmente se vogliamo andare ad aggiustare crit damage. Magari se abbiamo appunto, come ho fatto nel mio caso, l'elmo Elemental Mastery, vado a mettere il crit rate lì. Un'altra valida alternativa è il Kagura's Verity. Non ce l'ho qui da potervi far vedere perché l'arma 5 stelle signature di purtroppo di Yaemiko. Critical damage come substat, in più guadagna l'effetto della Kagura Dance una volta che usate l'elemental skill, causando appunto il danno dell'elemental skill incrementato del 12% per 16 secondi. Stacca 3 volte, il personaggio guadagna il 12% di tutti i danni elementari quando possiede 3 stack. È molto forte anche questo. Anche questo è veramente molto molto forte. E poi abbiamo la sagra dei 4 stelle, e qua ragazzi c'è veramente da sbizzarrirsi. Solo al Pearl, crit rate, ce l'avete tutti se avete fatto il pass, magari lo avete anche a costellazioni alte, gli attacchi normali che colpiscono, normal attack che colpiscono incrementano elemental skill e elemental burst damage del 25%, e viceversa. Witsit probabilmente sarà la main choice di moltissimi di voi, perché avete la possibilità, oltre che al crit damage aumentato nella substat, lui quando entra in campo per 10 secondi ha uno di questi random effect. Attacco incrementato del 120%, carino, ma non è quello che ci piace a noi dei tre. Incrementa il danno elementare del 96%, è enorme. Oppure incrementa l'elemental mastery del 480%. Witsit probabilmente top arma, questo è chiaramente raffinata a 5, chiaramente top arma probabilmente per moltissimi di voi, moltissimi free to play, eccetera eccetera. Altra arma molto forte è il mappa mare, perché scala in Elemental Mastery e inoltre triggerare una reazione garantisce 8 Elemental Damage Bonus per 10 secondi e stacca 2 volte. Noi le triggeriamo spessissimo con i team che andremo a fare. Mappa mare molto molto valido. E tecnicamente molto valido anche il Sacrificial Fragment, perché scala in Elemental Mastery e in più ci permette di avere 2 volte l'Elemental Skill.
perché c'è la possibilità che appunto refresh ci ridia il cooldown azzerato. Forte anche questa, perché se pensate che il suo main danno, si basa sull'elemental skill, chapeau, diventa una roba comunque anche questa estremamente forte. Si può giocare il Dodoko? Si può giocare il Dodoko. Si può giocare anche volendo... vabbè, il Trilling se lo giocate col full noblesse, però mi sembra un pochettino una roba un pochettino così hardcore. Per quanto riguarda l'Eye of Perception, non è una delle armi che io prediligerei, e direi che siamo arrivati in fondo alle varie opzioni, ma sono tante e molteplici. Wine and Son assolutamente da evitare. Detto questo, è il momento di vedere un attimino quali sono i team che possono funzionare con il nostro Enzo. Io lo chiamo Enzo, ragazzi, abbiate pietà di me. Io lo gioco in un National. In un National togliete Chongyun, mettete lui, funziona. Funziona perché avete Bennett e il doppio Piro, quindi Bennett che cura, imbusta gli attacchi, full noblesse, Xialing, full elemental mastery, applica perennemente, per appunto, ve lo faccio vedere proprio... Lui mette le lame, quindi avete l'idro, lei mette il piro e arriva lui e fa swir, 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 incrementa poi l'elemental master degli altri personaggi, quindi i danni da reazione di Vaporize e di bruciatura per l'appunto e dello swirl in generale andrà alla grande. Potete fare altri team, l'altro che viene spesso consigliato è attualmente un taser team, potete fare gli Elan Xinchu, gli Aemiko Official. Cookie potrebbe avere senso, non è che potrebbe, ha senso in questo team, perché è il vostro Electro Healer in questo caso, e in questo caso voi cosa fate? Applicate i totem, applicate il filo e i danni per l'appunto off-field che possono fare Xichu e Yelan, applicate il perma elettro che avete attorno se utilizzate la elemental skill di Cookie, swirl, 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 elettrocharge, motivo per il quale c'era tutta la questione del Thundering Fury, ma qua con un full M fate veramente i buchi nei muri. Altro team interessante con una piccola variazione, Xichu Yelan, Fischl, Beidou e una Jin, se però avete Jin C4. Che Jin C4, come ho fatto io in questo momento, l'ho fatta perché ho perso il 50-50 di caso, ma è uscita Jin C4, la devo appare, sono indietrissimo. Jin C4 diminuisce all opponents have their Anemo resistance increased by 40%. Ah, le resistenze a Anemo diminuite del 40%. E voi menate, fate solo danno a Anemo. Quindi questa potrebbe essere un'altra comp molto interessante, non soltanto in funzione di Xinchu Fischl, ma Jin C4 e Deizu sono comunque una coppiata vincente. Altro team interessante è questo trittico. Qua c'è Zhongli, ma chiaramente potete mettere altri personaggi come volete voi ad hoc. Potete metterci ad esempio qua, potete metterci, schiaffarci alla velocità della luce, una Yunjin che io non vedo. Yunjin con lui con gli attacchi normali è abbastanza simpatica, però Bennett, Mona e lui sono chiaramente un trittico che fa i buchi nei muri. Yunjin è uno di quei personaggi che potete mettere assieme a Ezo, specialmente nei team quelli più flat. Io lo gioco in un National. E ora andiamo a vedere un pochettino di showcase nel piano 12. Prima di partire, le caratteristiche comunque generali dei miei attributi del mio Ezu sono un po' basse d'attacco, troppa def. Dovrei essere sui 2000 di attacco. 58-150 me la sono stracavata. 266 di Elemental Mastery non è abbastanza, però è abbastanza nel mio caso, contando che sto facendo, come vi dicevo, attacco percentuale, Anemo Damage Bonus e nel caso l'Elmo Elemental Mastery, quindi comunque ci sto dentro. Dovrebbe in Abisso 12 comunque tirare quasi 50k. Il problema di quando noi entriamo in campo con questa comp è che Eizu entra senza cariche, però entrando, raggruppando, facendo una burst, aumentiamo l'elemental master di altri personaggi, entriamo, boom, 43k, sì, mi aspettavo più o meno quel danno di caricata al massimo, però comunque i danni sono ingenti, comunque il swirl arriva, ora vedete che è di nuovo carico, una volta che voi, ora non ha crittato, ma una volta che voi siete partiti con la prima combo in un team come il National, a quel punto le cariche arrivano da sole, le cariche a un certo punto arrivano da sole, qua raggruppate, One Punch Man e let's go. Per quanto riguarda il team Taser, nel mio caso abbiamo subito Cookie, mettiamo Oz, andiamo di Burst, Eizu raggruppa, esplosione seconda, carichi a 4, boom, e sono 39 39 39. Ma la cosa più interessante è che comunque lui di attacchi normali ne macina, sono 3000 2000 3000 4000, sono comunque botte,
Sono veramente comunque botte. Signori, Eizo secondo me è un personaggio davvero divertente, che può tirare fuori davvero tanto dai vostri team, dalle vostre comp, e onestamente ha quasi tutti pro, a parte l'unico contro che mi sentirei di dire, che è la difficoltà nel trovare artefatti Elemental Mastery, specialmente di artefatti Viridescent, e che non è estremamente versatile nelle varie build, se non build un po' particolari. Ma per il resto lo reputo veramente un ottimo personaggio da poter utilizzare come main DPS in qualunque occasione. Io signori vi ringrazio, vi invito a iscrivervi se non avete ancora fatto, a lasciarmi un like, a seguirmi anche su tutti i miei altri social. Vi ricordo che sono live tutti i giorni alle 21, se non vado live ve lo dico con una storia Instagram, vi dico anche quando entro in live con un link che voi potete schiacciare, essere immediatamente su Twitch. Questo vale anche per la community qua su YouTube, trovate sempre il link per arrivare al volo. Vi auguro una buona serata, United States of Zerga. Ciao belli.